Ciao, oggi presento questo coltellino svizzero, sempre un Victorinox. Ce l'ho già da parecchio tempo, sinceramente non è un coltello nuovo, quindi il modello potrebbe essere variato nel tempo. Il nome è Cybertool ed è un coltellino studiato per lavori di tipo elettronico. Andiamo a esaminare cosa contiene. Allora, vediamo la parte posteriore prima, che è quella forse un po' più semplice. Vediamo, c'è un cavatappi che però contiene qui nella punta un inserto. Questo inserto si svita e abbiamo un cacciavite piccolino che serve per esempio per sistemare la vitina della stina degli occhiali. È molto carino e anche resistente perché l'ho già provato parecchie volte. Per quanto riguarda il cavatappi, vabbè, come al solito si illuso, insomma, vabbè. Comunque abbiamo questo, poi abbiamo il punteruolo dietro, punto e ruolo che come al solito nei Victorinox è affilato, quindi taglia molto bene facendo i buchi, e ha un buco qui circa a metà stelo, che serve appunto per esempio per far passare un filo e cucire qualcosa. Abbiamo il classico gancio qua. Allora, questo gancio di solito, diciamo, l'uso più veloce è quello per esempio di usarlo come portapacchi, cioè tenendo il coltello in questo modo si può agganciare la reggia di un pacco e quindi trasportarlo, per chiarire una cosa di questo genere. Un pacco legato può essere trasportato così. L'uso però è anche quello, per esempio, di sciogliere un nodo, perché se ho un nodo particolarmente stretto, non riesco con le unghie, cioè questo mi aiuta praticamente facendo più o meno in questo modo, lavorando un pochettino, mi aiuta a disfare questo nodo. Altri utilizzi, basta la fantasia, insomma. Ecco. Allora, chiudiamo. Abbiamo il solito anellino portachiavi. Le guancette, come si può vedere, sono trasparenti, plastica rossa trasparente. Su questo lato, dove c'è lo scudetto, qui c'è stampato Victorinox. Adesso non so se si può vedere, comunque in trasparenza si vede la scritta. E abbiamo la pinzetta classica, eccola qua. Passiamo sull'altro lato. Sull'altro lato abbiamo allora lo stuzzicadenti, eccolo qua, e in questo caso una penna. Nell'alloggiamento del cavatappi qua abbiamo anche uno spillo, eccolo lì. Passiamo alla parte più polposa. Allora, qui abbiamo il nostro cacciavite, lavapiatta, leva capsule, apri bottiglie, spela piega cavi, questa piccola ansa che si può vedere qua. Poi da questa parte invece la classica lama per aprire le scatole, cioè apri scatole. Sulla punta abbiamo ancora un piccolo cacciavite a lama piatta e adesso qui abbiamo le cose più diciamo fuori dall'ordinario. Allora, abbiamo questo stelo che è un porta inserti, quindi si può inserire una serie di lame, la cacciavite,
quindi qui abbiamo una lama piatta, per esempio, e dall'altra parte una punta Phillips. Manovrando questa piccola leva si solleva questo inserto su cui sono contenute i vari inserti che si possono usare con quello stelo, quindi ogni inserto è a doppia faccia, quindi ha per esempio qui adesso qua è nera, è difficile farla vedere, ma insomma questo è la punta tipo Torx. E poi abbiamo appunto punte Phillips di varia misura, cioè tutte quelle cose che si possono trovare, per esempio, come chiusura su una scheda madre piuttosto che su una scheda che si vuole inserire nel PC. Molto molto utile, l'ho usato diverse volte e funziona molto bene. Successivamente a questo stelo abbiamo anche qui una parte molto utile che è questa pinzetta. Allora, diciamo che non è una pinza da ferramenta, insomma, no, ecco, però è utilissima per esempio per afferrare e inserire i ponticelli nelle schede madri. Piccoli pezzi, piccoli componenti da tenere per poterli, per esempio, inserire o saldare o fissare. Qui abbiamo, vediamo se si riesce a vederla meglio, un piccolo incavo che può servire anche questo per piegare dei cavi, per tenere fermi piccoli pezzi o cose di questo genere. E questa è veramente veramente utile. Passiamo successivamente qui ad una forbicetta affilata, taglia bene, anche questa piccoli cavi per esempio da spelare o cose di questo genere, ma ovviamente carta, corda, spago, quello che capita si può e che è necessario tagliare. Come si vede, non ha problemi. Passiamo ancora avanti, a questo punto ritorniamo nel classico e abbiamo la lama larga. Nel mio caso, dunque, come possiamo forse vedere, la lama è marchiata praticamente Victorinos. Però ancora la marchiatura Rost Fray, vediamo se si riesce avvicinando un po' a vederla. Ecco, e nella parte posteriore c'è il simbolo dell'ombrello. Cioè dell'ombrello, scusa, se è una più che altro è una tipo una balestra. Ed è marchiato Officer Swiss. Ok, questi simboli, se non sbaglio, su quelli nuovi non ci sono più. Qui abbiamo per finire la lama piccola, vediamo adesso se riesco a tirarla fuori, eccola qua. Lama piccola, tutte e due le lame ovviamente sono molto affilate. La qualità è quella solita dei Victorinox e questo è un coltellino molto utile da lavoro. Ecco, diciamo non è un coltello specifico per l'outdoor, cioè campeggio e cose del genere, è proprio studiato per, diciamo, lavori da elettronica, insomma, ecco, quindi con questi inserti, queste cose ovviamente, cioè, in un bosco non potrebbero tornare utile. Sì, per carità, uno potrebbe trovarsi a dover riparare un qualche cosa di elettronico che magari però insomma un po' esagerato, diciamo, ecco. Bello, io vabbè, adesso effettivamente ho visto il costo è abbastanza alto. Io fortunatamente lo avevo preso
con una raccolta punti, ripeto, parecchi anni fa, quindi praticamente l'ho avuto gratis. E ecco, questa era la presentazione. Spero che sia utile. Come al solito, un saluto a tutti e grazie. Ciao, alla prossima.